Benvenuti in questo nuovo appuntamento di Review, grazie per esservi collegati, siamo in diretta con voi in questo giorno, in questo venerdì 6 settembre, siamo felici di essere insieme a voi per passare ancora un tempo alla luce di valori che hanno a che fare con la nostra fede cristiana. Appunto quest'oggi abbiamo l'opportunità ancora una volta di parlare di un argomento importante che è quello della comunicazione, comunicare Cristo oggi, e questo è molto importante. Scoprirlo, capire a che punto è la nostra quotidianità nella evangelizzazione, ma non è soltanto quello. Comprenderemo l'importanza del valore della comunicazione di Cristo e di tutto quello che c'è intorno alla fede cristiana, anche nel modo in cui la esponiamo a chi c'è vicino e anche a chi decidiamo volontariamente di raggiungere con la nostra testimonianza, con la nostra storia, con la fede in Cristo. Quello che oggi vogliamo insieme proprio affrontare un argomento che, diciamoci la verità, riguarda proprio tutti quanti noi credenti. Non lo facciamo da soli, come sempre facciamo ogni giorno. Abbiamo qui in diretta un ospite. Oggi abbiamo un ospite, direi un amico, ma anche direi un ospite autorevole nell'argomento, e mi sto riferendo al nostro carissimo amico e giornalista e direttore del Dispari, Gaetano Di Meglio. Mentre continuiamo e sistemiamo il nostro collegamento, vorrei proprio iniziare insieme a te, caro amico, cara amica, con una preghiera. Preghiamo molto intensamente affinché il Signore ci possa fornire le indicazioni giuste e precise per crescere, anche perché no, nel nostro compito importante di divulgatori della potenza dell'Evangelo, di divulgatori di una salvezza che stamattina abbiamo citato essere indispensabile per ogni uomo, per ogni donna oggi. Bene, insieme preghiamo e andiamo alla presenza del Signore. Signore, grazie per come ci concedi in questo tempo, in questo giorno, la possibilità di venire a te. Lo fai grazie anche a questo accesso aperto attraverso il sacrificio di Gesù Cristo. Padre, noi ti vogliamo servire, desideriamo di portare la soluzione che abbiamo trovato in Cristo a tutti gli uomini e le donne che sono intorno a noi, che versano in condizioni di bisogno, di grande bisogno spirituale. Ti chiediamo, Padre, nel nome di Gesù, di stendere la tua mano e di stendere anche la tua mano e di guidare ogni cosa che faremo in questa mattina insieme. Benedicici in Cristo Gesù, te lo diciamo, che benedetto in eterno. Amen. Grazie, Signore. Grazie anche a te per come ti sei collegato, ti stai collegando. Ti suggerisco, se sei un amico, un'amica, un fratello, una sorella, un componente, un militante nel popolo di Dio, nell'evangelizzazione, nella comunicazione, ti suggerisco di condividere questo link, questa diretta con i tuoi amici, con i tuoi compagni di missione, perché quello che ascolteremo oggi sarà forse un argomento e anche delle indicazioni molto tecniche, ma estremamente efficaci, che difficilmente potremmo trovare tra i banchi di chiesa, perché abbiamo da intervistare, abbiamo dall'altra parte col nostro, al nostro microfono proprio una persona molto preparata in termini di comunicazione e di Evangelo, perché è anche un credente. Infatti ci faremo raccontare la sua storia di incontro con il Signore. Intanto però, prima di iniziare, come sempre facciamo, mettiamoci comodi e mentre lo facciamo prendiamoci un buon caffè biblico. Buongiorno. Tempo fa un noto imprenditore cercò di spiegare le cinque aree più importanti della vita. Lui utilizzò come analogia cinque sfere, così come la responsabilità di un giocoliere è di tenerle tutte sospese in aria per evitare che esse cadano e si rompono, così dovrebbe essere la nostra responsabilità nel trattare e curare queste cinque aree della nostra vita. La prima sfera, a differenza di tutte le altre che sono di vetro, è una pallina di gomma, e questo è il lavoro. Il lavoro ci farà correre, perché rimbalzerà in tutte le direzioni, assorbirà gli anni migliori della nostra vita, e se non stiamo attenti rischiamo di mettere in secondo piano le cose importanti e preziose, come potrebbero essere ad esempio gli affetti,
La seconda sfera è la famiglia. La famiglia è una sfera fragilissima, molto delicata. È possibile in pochi secondi distruggere una relazione che a noi è stata molto cara. Bisogna stare attenti, curare i rapporti familiari è una nostra responsabilità. Dopo la grazia di Dio, sicuramente il dono più prezioso che Egli ci ha fatto è la famiglia. La terza sfera è il nostro corpo, la nostra salute. Il nostro corpo che bisogna proteggere e curare. Il nostro corpo che non deve essere abusato da cibi e bevande che potrebbero causare delle malattie. E allora bisogna stare molto cauti, attenti di come noi facciamo la nostra dieta e di come noi ce ne prendiamo cura. Nella Bibbia c'è un uomo di nome Giosuè che a 110 anni era ancora forte e lucido e voleva servire il Signore con tutta la sua famiglia. A 110 anni parlava ancora alla nazione di Israele. Che bellissimo esempio. E c'è un'altra sfera ancora, sono gli amici. Gli amici, qualcuno li ha paragonati a un tesoro. Chi trova un amico, trova un tesoro. E come tutti i tesori, bisogna custodirli bene. Gesù disse così ai suoi discepoli: io non vi chiamo servi, ma vi chiamo amici. Un servo non conosce la volontà del suo padrone, ma io vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito dal Padre mio. Gesù aveva un'amicizia aperta con i suoi discepoli e lui disse anche: nessuno ha amore più grande di dare la propria vita per i suoi amici. Gesù dimostrò queste parole dando la sua stessa vita per i discepoli e sicuramente per ciascuno di noi. Gesù è l'amico perfetto, è l'amico fedele. E infine l'ultima sfera è lo spirito, la vita spirituale. Che valore ha avere una buona posizione lavorativa, avere una buona famiglia, avere una buona salute, avere tanti amici e poi non avere una buona relazione personale con Dio? In realtà tutte le cose in questa terra finiranno, passeranno. Gesù disse: che vale se un uomo guadagna tutto il mondo e poi perde la sua stessa anima? Gesù disse anche: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in più. Ed è con questo consiglio che noi vogliamo prenderci cura di queste cinque aree importanti della nostra vita: il lavoro, la famiglia, la salute, gli amici, ma soprattutto la nostra vita spirituale. Perché se curiamo la nostra vita spirituale, il Signore ci darà la grazia di gestire bene anche tutte le altre cose. Buona giornata. Ringraziamo il pastore per questo caffè biblico, grazie anche per l'opportunità di osservare le fasi importanti, le priorità della vita, e anche osservate in questo modo hanno una meravigliosa capacità di essere analizzate in questo modo. La comunicazione, quanto è importante la comunicazione in ogni cosa che facciamo, e anche per i credenti che predicano e che testimoniano e che evangelizzano, c'è l'importanza da valutare sulla comunicazione. Appunto, di comunicazione vogliamo parlare oggi parleremo, a Dio piacendo, e sto per presentarvi il nostro ospite, di comunicare Cristo oggi. Oggi viviamo un tempo di grande possibilità comunicativa, e lo facciamo anche tante volte ignorando le possibilità di evangelizzare con i mezzi messi a disposizione della Chiesa. E a tale proposito vorrei proprio approfittare, anche grazie alla disponibilità del nostro carissimo ospite Gaetano, direttore e giornalista, di aiutarci, di farci comprendere l'importanza dello strumento della comunicazione e anche dell'importanza di non farci rubare l'opportunità
di sfruttare al meglio la comunicazione proprio per il nostro obiettivo, per lo scopo primario a cui siamo chiamati da cristiani, ovvero quello di comunicare Cristo, evangelizzare, predicare, diffondere appunto l'Evangelo. Quindi sono felice di presentarvi quest'oggi il nostro ospite, che è il direttore e giornalista Gaetano Di Meglio. Vediamo. Eccolo qui. Pace e buongiorno. Tutto pace. Grazie, grazie Gaetano di esserti liberato dai tuoi mille impegni. Sappiamo e conosciamo insomma il tuo impegno sociale anche per quanto riguarda l'attività secolare, che è quella di portare avanti un quotidiano. Sappiamo tutte, ecco, noi da un po' mastichiamo le edizioni, sappiamo quanto sia molto faticoso portare avanti le edizioni con tutto quello quotidiano e con tutto quello che c'è intorno, alla capacità e alla volontà di comunicare. E grazie anche per come ci consenti di conoscerti. Gaetano Di Meglio è un credente, prima di essere giornalista e direttore del Dispari, ma vorrei chiederti, Gaetano, se ci puoi fornire una piccola presentazione di te, anche aggiungendo qualche nota di testimonianza, di storia della tua conoscenza dell'Evangelo. Grazie. Grazie a tutti, grazie dell'invito. Ovviamente è un invito che qualsiasi cristiano dovrebbe accettare con gioia, perché ha la possibilità di poter testimoniare agli altri quello che è stata l'azione, l'opera, la bellezza dell'incontro con Cristo. La mia storia con Cristo, la mia nuova nascita, come in qualche modo diciamo, è avvenuta 19 anni fa ed è arrivata dopo una sfida, presso un po' come è capitato a molti, presso l'abitazione dei miei suoceri. Arrivarono attraverso le meravigliose storie di salvezza che il Signore aveva già prodotto in quella casa, e erano arrivati i fratelli che raccontavano appunto dell'opera salvifica di Gesù, di quanto il suo sacrificio sia importante nella vita di ognuno di noi e quanto possa profondamente cambiarne il destino e il futuro. In quel periodo ho iniziato da cittadino del mondo, da persona convinta di tante cose, da cattolico come tanti di noi, no? Basati soprattutto su quelli che è il Vangelo secondo me, quindi tutto quello che a me sembrava giusto si portava avanti, e in quel periodo ho cominciato un momento di confronto. Mi fu regalata una Bibbia, cominciai a leggere, cominciai un po' ad approfondire quello che era il messaggio che arrivava dalla fede in Cristo e non dalla religione, dalla comunione con Cristo, dalla lettura della Bibbia, dalla frequentazione con Cristo attraverso la Sacra Scrittura. E questo confronto, nato come una sorta di sfida, c'è da dire che prima di leggere la Bibbia ero un lettore appassionato del genere noir, questo momento di confronto, questo momento di approfondimento, ma con uno scopo tra virgolette direi negativo, quasi di sfida, quasi di contrasto, mi ha portato poi una notte di 19 anni fa ad incontrare Cristo mentre leggevo il versetto 23 del capitolo 16 del Vangelo di Matteo, quando Cristo parla a Pietro e gli rivolge quella domanda, o almeno quella non tanto quella domanda ma quella precisazione: tu non sai le cose di Dio ma conosci le cose degli uomini. Quello è stato il momento in cui il mio cuore ha sentito di essere entrato in contatto con Cristo. Quello è stato il momento in cui ho compreso, in quel momento, che l'autore di quel libro non erano parole scritte, tradotte, diffuse in tutto il mondo con una potenza che fino a quel momento non conoscevo, non avevo la più pallida idea che queste parole potessero essere così profonde,
e in quel momento ho arreso il mio cuore a Cristo. Leggevo di notte, ricordo la gioia dopo il pianto, dopo il momento di realizzazione che stavo vivendo in quel momento. Ricordo la gioia profonda di doverlo dire agli altri, di doverlo comunicare, di dover continuare ad approfondire. Dopo la lettura della parola ho cominciato a frequentare in maniera assidua la comunità evangelica delle Assemblee di Dio in Italia, che esiste ad Ischia da oltre 40 anni, condotta ancora oggi dal pastore Francesco Pepe, e da quel momento non ho più avuto dubbi, non ho più cercato soluzioni alternative, non ho più cercato altre vie di uscita rispetto ai problemi, non ho più avuto il bisogno di arrampicarmi sugli specchi della vita per venire fuori dai problemi, ma mi è bastato in questi lunghi 19 anni, vissuti tra alti e bassi, tra problemi, giorni più felici, giorni più allegri. Un po' la vita del cristiano è quella che ci racconta un po' la Bibbia nell'Esodo, è una vita fatta di monti e di valli. Ci sono giorni in cui siamo sui monti, giorni in cui siamo sulle valli, e come ci racconta la scrittura, il nostro è un Dio, è il Dio dei monti e delle valli. Amen. Amen. Grazie Gaetano per come ci hai raccontato l'inizio del tuo percorso di fede. Io vorrei chiederti, ecco, poi la fede in Cristo poi ha portato un cambiamento, una trasformazione nella tua vita che già però era avviata verso appunto la carriera di comunicatore, di giornalista. A tale proposito, volevo chiederti poi come ha influenzato questa vita da giornalista la fede in Gesù Cristo. Cosa è cambiato nella tua quotidianità da professionista? Allora, dobbiamo dividere per un attimo i due aspetti. Quando ho conosciuto Gesù non ero un giornalista, mi occupavo di comunicazione secolare, collaboravo all'epoca con il quotidiano che abbiamo sempre gestito in famiglia qui sull'isola d'Ischia. Ma quando mi sono convertito io non ero un giornalista, o almeno ero un giornalista che si occupava soltanto dell'aspetto grafico, perché all'epoca non avevo nessuna attività diretta con quello che era il giornalismo. Poi il 23 marzo del 2009, dopo 4 anni più o meno dalla mia conversione, quella mattina mio padre ebbe un infarto. Ricordo all'epoca ero lontano dall'isola, e questo evento, che ovviamente è stato gestito e superato molto attraverso quello che era già l'opera di Cristo nella mia vita, ha cambiato un po' quella che era il mio modo di vivere, il mio modo di vivere anche secolare, ma il mio modo di lavorare. Dopo un anno dalla morte di mio padre, poi nel 2010, ho iniziato nella gestione del mio quotidiano, appunto, il Dispari, sempre sull'isola d'Ischia, e un modo di vivere, un modo di fare giornalismo che nel frattempo si è evoluto sia nella gestione del modo di fare informazione, da arrivare dal 2010 al 2014, e penso che poi questo magari sarà anche un argomento che approfondiremo più avanti in questa piacevole conversazione, ma anche proprio come modo di vivere. Mano a mano che ho iniziato a svolgere l'attività di giornalista, però in questo caso è opportuno che io faccia una precisazione molto
importante. Io faccio sono il direttore di un quotidiano locale diretto ad una comunità di 60.000 abitanti dove l'effetto, l'impatto e l'importanza di quelli che molti chiamano il quarto potere, ovvero la stampa, ha un impatto, un riverbero ben diverso da quello di realtà che sono più ampie, che sono più larghe. Ricordo che appena ho iniziato, per esempio, c'era qualcuno che non vedeva di buon occhio in qualche modo la mia professione di fede, che era diversa da quella cattolica e da quella imperante purtroppo in quest'isola, ma non solo, diciamo, nella nostra Italia e in gran parte del mondo. Tutto questo ovviamente ha subito dei cambiamenti nel modo di interpretare quello che è il ruolo. Non è mai stato un cambiamento che abbia in qualche modo ridotto la responsabilità, ridotto quella che è la missione che abbiamo ognuno di noi di annunciare Cristo, di evangelizzare, però in qualche modo ho ritenuto necessario, ma proprio come esperienza di vita, questo poi dopo mi ha permesso anche di valutare meglio quelli che erano i cambi, anche quello che era il ruolo, di limitare certe esposizioni, ma di lasciare il compito della fede, lasciare il compito di chi aveva accettato Cristo nel cuore alle scelte, non tanto alle scelte, alle questioni fondamentali, a quelle che sono quelle che qualcuno chiama scelte editoriali, quelli che sono i valori fondanti di una missione di un giornalista in particolare, ma anche di una testata giornalistica. Questo è stata molta differenza e ovviamente già arrivava in chi aveva già accettato Cristo e quindi è stata una continuazione e un'evoluzione, io direi, rispetto a come cambiano i tempi, rispetto a quelle che secondo me sono anche delle esagerazioni che purtroppo in buona fede, con lo spirito di voler in qualche modo annunciare Cristo in ogni occasione, sfruttando ogni mezzo, siamo, tra virgolette, in buona fede, lo dico, intercorsi un po' tutti nel momento in cui abbiamo iniziato a fare i conti con una rivoluzione della comunicazione in generale che si aggiorna giorno dopo giorno, algoritmo dopo algoritmo, sistema di comunicazione dopo sistema di comunicazione e che rispetto al passato lo fa molto velocemente, non ci lascia neanche il tempo di comprendere ciò che sta cambiando, non ci lascia il tempo di comprendere come viene influenzata la vita delle persone rispetto alle tante informazioni che arrivano, alle tante espressioni che si uniscono, alle tante manifestazioni di fede e non di fede che tuttavia vengono racchiuse, concluse, diciamo in qualche modo ingabbiate in pochi pixel, perché siamo tutti costretti, no? A vivere questa nostra esposizione in pochi pixel di distanza e di conseguenza questo deve essere qualcosa che ci cambia non tanto nelle esposizioni che possono essere tra virgolette ovviamente libere, ma c'è una diversa responsabilità nell'entrare in contatto con quella che è oggi la comunicazione. Gaetano, volevo proprio mettere in evidenza l'opportunità invece che i media in generale possono in qualche modo dare alla Chiesa di oggi. Noi stiamo parlando da una televisione cristiana ad un giornalista cristiano di una testata, diciamo, secolare, però insomma, parliamo comunque da
da canali di comunicazione diversi, ma che hanno sperimentato e che sperimentano ogni giorno la capacità di arrivare con più o meno efficacia ai propri utenti. Ma qual è il tempo che stiamo vivendo in termini di comunicazione e anche i media in generale? Come secondo te, da un punto di vista professionale, la Chiesa dovrebbe sfruttare i media? Ecco, in che modo, che cosa ci consigli di adottare per sfruttare al meglio i media per la predicazione e la diffusione dell'Evangelo? La domanda, prima di rispondere a questa domanda, e non sto sfuggendo alla domanda, volevo fare una riflessione che è diversa, perché prima di arrivare all'utilizzo dei media, io volevo un attimo approfondire un po' quella che è la società nella quale stiamo vivendo. Ogni testata, la mia, come Parole di Vita, ovviamente ha una sua dimensione verticale e una sua dimensione orizzontale. In che senso? Abbiamo un nostro pubblico di riferimento ai quali parliamo, un pubblico al quale è noto quella che è la nostra proposizione, quelli che sono i nostri argomenti, quelli che sono le nostre direttive. Tuttavia, utilizzando insieme lo stesso sistema informativo che rientra in alcune regole dalle quali purtroppo oggi non possiamo liberarcene, e immagino anche voi a Parole di Vita abbiate fatto i conti con quelli che sono le regole dell'algoritmo, o che sia di un sistema di comunicazione o di qualche altro. E anche a voi è capitato di imbattervi in una commistione larghissima di un pubblico che non è più eterogeneo. Mi spiego meglio. E questo poi dopo, per poi tornare alla domanda che, caro Cesare, mi ponevi. Mentre prima parlo di anche non più di 10 anni fa, anzi, forse possiamo anche limitare ad un quinquennio più o meno. Mentre prima la selezione delle informazioni era più diretta, avevamo una comunicazione più diretta. Oggi, nell'affrontare quelli che sono i nuovi sistemi di comunicazione ai quali noi possiamo solo partecipare, in qualche modo possiamo provare a selezionare un po' quelle che siano gli orientamenti. Oggi dobbiamo renderci conto che nelle nostre esposizioni, le nostre esposizioni sono esposte ad un pubblico che dice la sua come te, che la pensa come vuole, che interagisce come interessa, che in qualche modo vive la nostra, parlando di cristiani che hanno la responsabilità di gestire un canale di informazione, io un quotidiano che comunque ha alla base quelle che sono delle scelte molto fondate su almeno le scelte valoriali, le scelte principali che sono relative a quelle che sono le mie visioni dell'Evangelo e quindi vengono poi replicate successivamente in quelle che sono le scelte editoriali, ma anche voi ci dobbiamo rendere conto che abbiamo una responsabilità molto più grande rispetto a prima. Perché? Perché entriamo in contatto entriamo in contatto con una varietà di utenti, varietà di lettori, varietà di telespettatori, varietà di utenti di un mondo strano, che è quello soprattutto del web. Immagino che anche voi abbiate un po' la dimensione che vi arriva dal web, e aumenta molto la responsabilità. Ovviamente, quello che dobbiamo, qual è, come possiamo usare, quello che tu mi dicevi prima, come possiamo usare
i media per portare avanti quella che è la missione della Chiesa, ovvero annunciare Cristo, renderci conto che ci stiamo rivolgendo ad un pubblico completamente diverso rispetto a prima, molto spesso neanche capace di comprendere in che senso, neanche distratto, che sta vivendo quel momento come un momento di distrazione, di relax, di svago, e quindi che non ha neanche la giusta attenzione di gestire i media sapendo soprattutto questo, e di farlo su questo però. Non c'è una ricetta. Io credo che, e questo lo dico in generale per ognuno di noi, operatori della comunicazione, ma anche per ogni cristiano che abbia a cuore l'evangelizzazione. Oggi dobbiamo, evidentemente, perché non ce n'è più intorno, tornare ad una normalizzazione dell'evangelizzazione. Essere quanto più normali possibile, affidandoci completamente a quello che è l'opera dello Spirito Santo ognuno di noi, e provandolo a fare con quella normalità che permette al messaggio di arrivare a chi lo deve ricevere in maniera semplice, senza sopraffazioni, senza superfetazioni, senza alterazioni della nostra vita. Se torniamo ad una normalizzazione dell'evangelizzazione, ad una normalizzazione della testimonianza, sapendo che alla fine il compito di salvare non è il nostro, alla fine sapendo che è Gesù che parla ai cuori, alla fine sapendo che la Bibbia non ci chiede di promuovere quello che è l'azione dello Spirito, magari ci chiede di condividerlo, di testimoniarlo, di rappresentarlo, ma vivendola con quella normalità, con quella semplicità pura che ognuno di noi ha scoperto quando ha incontrato Cristo nella propria vita, e lasciando a lui il compito più duro, quello più importante, di superare lo schermo, di superare la diffidenza, di superare la distrazione, di arrivare al cuore, come ha fatto con noi e come continuerà a fare. C'è una curiosità che ci arriva, un po' osservando anche il tuo lavoro. Approfittiamo di avere un direttore di una testata proprio anche per fare domande un po' curiose. Ci dicono come puoi, Gaetano, come può in qualche modo nella scelta anche dei servizi da mettere nel proprio quotidiano, come incide la fede. Come può la fede nel momento in cui penso che questa fase avvenga la sera, non so precisamente quale sia la giornata di un direttore di testata quotidiana, ma immagino che la sera oppure tardo pomeriggio tu debba poi decidere quali notizie. Ecco, come incide proprio la tua appartenenza a Cristo, quel momento, quella fase che poi diventa cruciale anche per il successo e anche per l'informazione di tante notizie che poi il quotidiano dovrà diffondere. Ovviamente non si può non scegliere con la fede. Per mia fortuna, tra virgolette, avendo un quotidiano che in qualche modo è un quotidiano, cioè il mio quotidiano, un quotidiano generalista, quindi parla di quello che accade, quindi parla di quella che è la vita dell'isola d'Ischia, di quello che è l'impatto di quello che accade sull'isola. Quindi in qualche modo, almeno per me, la scelta è molto facile, perché è legata all'attualità, alla cronaca, allo sport, alla politica. La fede però ha un valore importante, non tanto nella notizia, anche perché la notizia in qualche modo quella è, e molto spesso sei costretto, tra virgolette, sei costretto a fare delle ad assumere delle scelte che in qualche modo riescano a non infastidire, perché questo è, per esempio, una delle lezioni che ho imparato in questi anni. Noi siamo chiamati a restare nel mondo, siamo chiamati a raccontare quello che Cristo ha fatto nella nostra vita, ma non ho mai detto che dovremmo andare
ad essere i censori delle attività altrui. In questo proviamo la fede, almeno nella mia esperienza di fede, nella mia esperienza di giornalista, nel tempo è riuscita ad insegnarmi questo equilibrio che è importante. Non è tanto la notizia in sé quella che dai, bensì è la linea che tu assumi. E allora a quel punto la linea della fede ti porta a saperti schierare, perché poi anche una questione di fede. Ti ripeto, all'inizio ti dicevo che la mia esperienza è molto legata all'isola d'Ischia. Questo cosa succede? Che un po' in qualche modo diventa un proiettore un po' diverso rispetto a comunità che possono, comunità inteso come città in poche parole, no? Come in questo senso, un po' più larghe, dove gli echi e dove lo zoom è completamente diverso. Qui poi in questo rientra quelle che sono le notizie di cronaca che tu racconti e la riflessione che purtroppo chi ti legge compie rispetto a quella notizia che legge. E qua entriamo in quella che è una riflessione che un po' si allarga rispetto alla mia esperienza e che può essere un aiuto, diciamo, ecco, a quanti comunicano. Secondo me abbiamo riavvolto davvero tanto il nastro. Come uomini, anche rispetto a quello che è l'impatto delle notizie rispetto alle persone. Viviamo in una società che si sta sempre di più polarizzando, dove le vie di mezzo non esistono più e soprattutto dove quell'atteggiamento famoso che ebbe Adamo accusando Eva di avergli sottoposto la mela nel giardino dell'Eden, no? Quindi non è colpa mia, ma è colpa della donna. Questa è una cosa che oggi nella società nella quale viviamo c'è sempre di più questo problema, poi si riverbera questo modo di vivere, questo modo di essere sicuri della nostra comfort zone nella quale viviamo e che i sistemi di comunicazione alimentano, poi ci influenzano il nostro modo di vedere e di vivere. E qui questa riflessione della fede ci deve portare anche ad una riflessione appunto sociale che poi ci deve orientare pure in quella che è il nostro modo di comunicare. Da quando gli algoritmi, che sono forse oggi una delle minacce a cui tutti quanti noi siamo esposti, io penso che sia proprio una minaccia, soprattutto quella dei cookie, crea sulle nostre bacheche di qualsiasi social network oppure anche di qualsiasi attività facciamo online, ci crea quella sorta di comfort zone che ci lascia pensare che la nostra ragione, oppure una parola che diventa ancora più complessa, la nostra verità sia quella di tutti quanti gli altri, ovvero sia di tutti quegli altri che in qualche modo hanno effettuato le nostre stesse ricerche e che ci troviamo in quel momento in contatto perché veniamo inglobati in questa comfort zone che diventa la nostra bacheca, la nostra home, quella parte in cui ovviamente condividiamo, ma non solo, perché poi questi ragionamenti ci seguono in tutte le nostre attività social. Faccio un esempio per capire quello che voglio dire. Provate a fare una ricerca qualsiasi e vedete se quella ricerca nel minuto successivo non vi appare di tutti gli altri competitor sulla stessa bacheca, oppure se dopo qualche minuto da quella ricerca non vi trovate un messaggio mail, che sia spam o meno, di qualche argomento del genere. Tutto questo ci crea questa comfort zone che ci
ci protegge, ci convince di avere un'unica realtà, e questa poi ci porta nella convinzione di dover dire che noi abbiamo ragione, che gli altri hanno torto e che magari qualche altra volta è stata sempre colpa di qualcun altro che ci ha fatto commettere quell'atto, quella cosa, parlando delle notizie e delle riflessioni che facciamo. La fede ci deve aiutare ad avere quella base solida che ci permetta di poter interpretare, secondo quelli che sono gli insegnamenti della Bibbia, di quella che è la nostra esperienza con la parola, di quella che è la nostra frequentazione della comunità, di quella che è la simbiosi con la quale viviamo l'Evangelo, perché questo è un altro aspetto importante che vorrei in qualche modo evidenziare, forse debordo un po' da quella che è la nostra intervista. Non dobbiamo vivere nell'illusione che la nostra comfort zone, il nostro telefonino, abbia preso il posto della nostra comunità, abbia preso il posto, abbia sostituito quello che è il luogo che invece il Signore ha prestabilito affinché ognuno di noi cresca nella fede e lo cresca nella sua comunità, con i servi che egli stesso si è scelto e che ha messo a disposizione del popolo che si è costruito in un determinato zona. Non voglio poi continuare, altrimenti usciamo fuori e non è neanche il campo mio, quindi magari poi lo approfondirete voi. Sì, io vorrei in questo momento proprio chiederti, Gaetano, dei consigli proprio pratici, proprio in virtù anche di quanto stavi dicendo, del cambiamento della società e anche di questo legame, comunicazione moderna, algoritmo che sembra parlare arabo per molti, però sostanzialmente ha a che fare con l'impatto che e con la convinzione di stare facendo qualcosa, ma che nella realtà, diciamo, nella pratica, non si sta facendo. Mi sto riferendo alle tante comunità, sono tanti i fratelli e le sorelle, i pastori, anche i leader di evangelizzazione che ci stanno seguendo, i quali in questo momento vorrebbero chiederti dei consigli pratici e credono di poter, mettendo, diciamo, online i propri culti, di stare facendo già il massimo possibile in questo tempo. Invece sembra di comprendere che tu, dietro questa dinamica, diciamo, di diffusione dell'Evangelo, stia un po' invitandoci a tornare alla semplicità, alla normalità e anche all'incontro fisico, allontanandoci proprio dagli strumenti. Da comunicatore e anche molto presente sul territorio, Gaetano, cosa consigli alle comunità di fare per avere una comunicazione efficace dell'Evangelo? Allora, vorrei dire in maniera semplice, l'Evangelo non ha bisogno di hype, non ha bisogno di engagement, non ha bisogno di noi che facciamo i promoter di Cristo. Cristo non ce lo ha detto, non ce lo ha comandato. Ricordo che a qualcuno, dopo un grande miracolo, gli disse: torna a casa tua e racconta quello che ti è stato fatto. Non gli disse: vai in giro per il mondo e fai l'impossibile. No, gli disse semplicemente: va e racconta ciò che ha fatto per te il Signore. E tornando a qualcosa che dicevo prima, appunto, questa normalizzazione dell'Evangelo. Questa è una mia riflessione molto personale, quindi ovviamente non è un giudizio, non è una forma di critica verso nessuno, quindi lo dico in maniera molto molto chiara, e lo dico prima, e chiedo scusa se però qualcuno si possa in qualche modo risentire. Io penso che soprattutto nel periodo del Covid abbiamo sperimentato delle esigenze emergenziali e facilitati anche da quella che è stata la facilità, la, diciamo,
un'usabilità sempre più semplice degli strumenti di comunicazione, non abbiamo compreso che quel periodo è terminato e che oggi siamo ritornati in una nuova normalità. Siamo ritornati in una società, siamo rientrati, no? Perché se il Covid ci ha tenuto chiusi in casa e ci ha chiuso le chiese, poi dopo le abbiamo riaperte, significa che siamo rientrati. Quando siamo rientrati in questa nuova normalità, abbiamo preso quello che erano delle esigenze emergenziali, che in qualche modo pure comprendevo, perché erano figlie di una contingenza della quale stavamo vivendo a livello globale, e le abbiamo calate nella nostra normalità. Se dovessi consigliare qualcuno, io gli consiglierei di vivere nella maniera più pacata possibile la presenza online, una maniera pacata che possa anche essere una scelta che vada nella direzione opposta dei numeri. Spiego meglio. Oggi sappiamo benissimo, e lo sappiamo un po' tutti, che soprattutto che per esempio, no, Facebook in qualche modo sta perdendo quell'efficacia che aveva qualche anni fa. Viviamo in un momento storico in cui l'impatto pericoloso di social network come TikTok ci sta sfuggendo di mano, semmai avessimo avuto il suo controllo, ma è un fenomeno che non abbiamo ancora compreso. E il social network, che per la maggiore riesce in qualche modo a procurare engagement, per esempio, è Instagram. Questo arriva, e lo dico magari così, come un argomento che può essere facilmente anche condiviso con chi ha la responsabilità di comunicare attraverso i social quella che è l'attività della Chiesa. E ovviamente, attenzione, dobbiamo sempre tenere separate quelle che sono quella che è la comunità che fa la comunicazione che fa una chiesa e la comunicazione che fa il singolo. Noi per un periodo abbiamo un po' confuso, ci siamo tutti vestiti di un compito che è quello che noi abbiamo, quello di evangelizzare, ma abbiamo pensato che tutti lo potessimo fare. Questo ha permesso in qualche modo, io penso sempre con la buona fede, di creare anche su quelli che sono argomenti cristiani, nella maggior parte dei casi, di creare un sovraffollamento di informazioni, perché noi ci stiamo rivolgendo, magari in buona fede, pensiamo sempre che chi ci ascolta ascolti solo noi. Noi non sappiamo quelle che sono le bacheche degli altri e neanche lo possiamo sapere, forse neanche ci deve in qualche modo interessare, però possiamo anche comprendere che molto spesso magari i nostri contenuti arrivano in bacheche che sono condite con tanti altri contenuti e possiamo correre il rischio di fare un'insalata di comunicazioni, diciamo, di comunicazione e di argomenti che sono diversi. Per esempio, diversa è quella che è appunto una comunicazione verticale. Faccio l'esempio di questa trasmissione perché è giusta che lo sia. C'è una trasmissione che ha una sua pagina, quindi chi la frequenta e chi in qualche modo entra in contatto e quindi ne riceve i contenuti sa già che cos'è, sa già di cosa parla, ha una diffusione dei propri contenuti, anche se multipiattaforma, però sempre ben evidenziata e soprattutto è una attività che l'emittente, in questo caso Parole di Vita, fa a chi già l'ha scelto, a chi è già interessato. Diverso è invece un utilizzo più aperto di argomenti messi lì, magari senza neanche una base solida che ci sta alla base e che molto spesso può fare molto male. Quindi un ritorno alla normalizzazione e nel compito delle chiese, in qualche modo anche ad uno studio più attento
rispetto a quello che è l'uso dei mesa, magari anche facendo delle scelte di fede, dove si inseguono meno hype, meno engagement e più magari ecco, un discorso di, non dico selezione, perché questa selezione non la dobbiamo fare noi, ma di protezione rispetto a tutti gli altri contenuti che penso che dobbiamo fare, stare molto, dobbiamo fare molta attenzione, altrimenti corriamo il rischio di ritrovarci veramente di buttare le nostre perle dove magari dobbiamo mandarle. Cioè, è importante proprio questo, considerare il target, come un gruppo, come persone che hanno dei valori, ma che hanno anche dei gusti e che vanno, nei limiti del possibile presi in considerazione, senza però mai togliere corpo, centrale al messaggio dell'Evangelo. A tale proposito, Gaetano, ti chiedevo, in un mondo in cui, si, rincorre sempre questa specie di contrasto, in realtà il mondo va sempre contro, diciamo, in una corrente che contrasta la volontà di Dio e l'opera di Dio, ma comunicare oggi l'Evangelo in tante situazioni significa, tu parlavi appunto di evitare gli hype, ma significa a volte anche proprio generare delle contestazioni, cioè generare una diversità anche di comunicazione. Quanto è importante la creatività in questo aspetto e soprattutto quanto è importante il rispetto del target che non la pensa esattamente come noi credenti. Ecco, dove deve finire, dove sta quel limite che traccia proprio la fine in un certo senso, della evangelizzazione, così come la siamo chiamati a portare, e dove inizia poi anche la contestazione di chi non è d'accordo con quello che diciamo. Ecco, che ruolo dobbiamo assumere, che cosa dobbiamo sapere in merito proprio a questo elemento che si scatena ogni qualvolta e ci esponiamo pubblicamente. Ecco, forse perché non è una questione legata soltanto a noi di Pave di Vita o al Dispari quando si mette al centro di temi spirituali, ma anche per chiunque decide in qualche modo, con i social a portata di mano di chiunque, mettersi, ecco, mettere la faccia, mettersi in gioco da questo punto di vista. C'è un versetto nel Nuovo Testamento che dice di evitare le dispute inutili e penso che questo possa essere il confine che ci viene dalla parola di Dio e dal quale in qualche modo dobbiamo sicuramente tenere conto. Viviamo in una società che, come la proviamo tutti, ma questa magari non è neanche tanto colpa di, non so, non è tanto, non, beh, cambiamo la riforma. Viviamo in una società dove per non colpa nostra, tuttavia, quelli che sono i valori dell'Evangelo, faccio per un esempio, no? Un discorso che non vogliamo, che certamente non tratteremo adesso, però lo evidenzio, no? Tutto il discorso della fenomenologia woke che man mano arriverà sempre di più nella nostra vita, il discorso dell'LGBTQ, il discorso che non affrontiamo legato a quelle che sono le questioni gender, tutte quelle che sono gli argomenti che in qualche modo ci vengono spacciati per attuali, poi si scontrano con quelli che invece sono i nostri valori di fede fondanti che abbiamo scritto nell'Evangelo e che non hanno ombra di mutamento e che restano quelli. Il mio consiglio è di continuare a raccontare quella che è la nostra verità, difendere quello che è il nostro diritto di credere all'Evangelo, di vivere l'Evangelo, di continuare a pensare che ciò che Cristo ci ha scritto sia ciò di giusto che è per la nostra vita, ma fermarci al primo indizio di contesa o di scontro, magari anche provando per un attimo a tacere, perché forse evidentemente tutta la discussione che poi ne potrebbe scaturire non sappiamo dove andrà a finire.
non sappiamo che sviluppo può avere. Ho imparato in questi anni che le ragioni della fede vanno difese anche facendo non un passo indietro rispetto ai propri valori, rispetto alla propria convinzione, rispetto a quelle che sono l'Evangelo, però facendo un passo indietro per evitare che poi dopo si spettacolarizzi rispetto a quello che è il messaggio dell'Evangelo. Noi lo sappiamo, non lo vogliono credere, non ci vogliono credere, non è una cosa nuova. L'Apostolo Paolo in Romani liquida, al capitolo 2, liquida la contestazione, liquida tutto quello che è la discussione che possiamo immaginare che fosse nata in quel periodo, con poche parole, gli abbandonati all'ira di Dio, poi dopo non ne parla più, va avanti, continua a distruire i suoi. Questo deve essere, secondo me, il limite. Noi dobbiamo mantenerci fedeli a quello che è l'Evangelo, mantenerci fedeli a quelle che sono i comandamenti che abbiamo ricevuto e per i quali vogliamo vivere, sui quali vogliamo orientare le nostre scelte, ma non per forza dobbiamo ingaggiare delle discussioni, delle dispute inutili che sicuramente non porteranno bene né a noi, perché magari ci potrebbero contristare lo spirito, e né comunque poi dopo a tutti quelli che ne usufruiscono. Necessario essere netti, chiari, e questa è una giusta riflessione. Le domande che abbiamo raccolto sono tante. Perdonami, scusa, perdonami. Sì, no, Posso? assolutamente. Certo, prego. Poi dopo la deformazione professionale. No, stavo seguendo con il telefono in muto un po' quella che è la discussione che nasce sotto, no? E leggo un commento che in qualche modo mi aspettavo, no? Un utente scrive: io sulla mia bacheca sono libera di scrivere e diffondere cose bibliche, non è che devo interessarmi del target che potrebbe leggermi. E questo utente ha perfettamente ragione. Io non dico assolutamente non scriviamo le cose bibliche, non diffondiamo quello che Cristo ha fatto per noi. L'utente singola, certo che sei libera di scrivere tutto ciò che vuoi sulla tua bacheca, in maniera libera, in maniera spontanea, non c'è assolutamente nulla di male. Però cosa succede? Che probabilmente quello che tu scrivi sulla tua bacheca sarà condiviso con quelli che sono i tuoi amici, sarà condivisa con tutta quella rete, quella comfort zone che in qualche modo è stata selezionata dall'algoritmo, per tornare a quello che dico prima, e che in qualche modo costituisce ancora di più la comfort zone anche di tanti altri. Quindi sulla tua bacheca è normale che tu sei libera di scrivere, sei libera di postare ciò che il tuo cuore desidera in quel momento, un versetto, una meditazione, puoi condividere questa intervista, puoi condividere altri argomenti. Noi stavamo però analizzando quelli che sono i fenomeni un po' più, diciamo, complessivi. Il tuo post è normale che verrà visto dai tuoi amici in modo particolare. È normale che non sei responsabile di quello che fanno gli altri. Cosa diversa è invece se una comunicazione in qualche modo non singola, ma una comunicazione leggermente più collettiva, come quello che potrebbe essere una chiesa, una comunità, un'altra dimensione, possa poi superare quello che è il limite della bacheca personale e possa poi invece sfociare in altre attività che cercano appunto degli hype, dell'engagement, e possono essere tante altre iniziative. Non è diretta, quello che dicevo, non è diretto al singolo credente che è normale che può pubblicare sulla sua bacheca Facebook quello che vuole. Ciò non toglie che chi ha una responsabilità di comunicare un po' più ampia invece deve valutare diversamente. Scusa Cesare se mi Sì, sono allargato, assolutamente, anzi grazie, grazie, siamo anche ma rimasti.
Siamo stupiti del fatto che tu abbia risposto ad un commento in diretta. Ecco, questo anche, anche ad incoraggiare i nostri amici che vogliono continuare a commentare in diretta perché c'è possibilità di essere, ecco, risposti anche dai nostri ospiti. Noi osserviamo il Gaetano Di Meglio, il direttore, stava leggendo un commento dalla diretta Facebook. Lo dico perché molti dicono: ma dove stava sto commento? Ecco, la diretta Facebook, ma siamo anche in diretta su YouTube e soprattutto siamo in diretta televisiva. Io vorrei ringraziarti, Gaetano, perché è stato bello stare in diretta insieme quest'oggi. Grazie perché non me l'aspettavo una tua disponibilità quando tu mi hai detto sì, sono rimasto proprio felice perché siamo sempre dietro e rincorriamo sempre dei linguaggi chiusi all'interno di una cerchia di comunicazione. Invece è molto interessante ed importante comprendere il modo in cui anche altre forme di comunicazione si estendono per riuscire ad arrivare ad un numero sempre maggiore di persone. Un incoraggiamento: ci sono tantissimi amici, anche giovani, che stanno intraprendendo il percorso tra le chiese, lo dico, il percorso di giornalisti, da pubblicisti, giornalisti, insomma, un piccolissimo incoraggiamento per salutarci a questi giovani, ma non solo, anche conosciuto dei fratelli e delle sorelle di una certa età che hanno riscoperto il desiderio di scrivere e tante volte lo fanno con grande efficacia proprio perché in questo è racchiusa una chiamata che Dio ha rivolto alla loro vita. Un piccolissimo incoraggiamento a quelli che si stanno avvicinando al mondo del giornalismo dal punto di vista cristiano. Allora io invece mi rubo 10 secondi soltanto per condividere con tutti quanti voi, faccio un po' di self-promotion, se si può dire così. Ovviamente la platea è grande, quella di Parola di Vita. Ovviamente mi piace ricordare a tutti voi che sull'isola di Ischia c'è una comunità di credenti di fede evangelica associata alle chiese cristiane evangeliche. Appunto, abbiamo una sede qui ad Ischia, da una comunità che si avvia verso un compleanno importante, saranno quasi 40 anni di fede testimoniata su un'isola che può sembrare grande, ma è comunque una piccola isola, e quindi magari se qualcuno si trova in vacanza dalle nostre parti, essendo Ischia comunque, voglio dire, non siamo proprio capitati male, ovviamente, di venirci a trovare in comunità e a condividere quello che è la bellezza che Cristo ha fatto nella vita di ognuno di noi. E invece, a quanti si avvicinano a questa professione, soprattutto ai giovani, ma non c'è mai età per comunicare, approfondire questa meravigliosa professione che è il giornalismo. Il mio impegno, il mio consiglio è quello di farlo con lo spirito di servizio che dovrebbe avere il giornalismo. Nel mondo si dice che il giornalismo in qualche modo è il cane da guardia del potere. È vero. Oggi però il giornalismo è completamente diverso, è calato nella realtà di oggi, è calato nella dimensione del 2024, e il mondo cristiano evangelico in particolare, almeno quello che verità, io non lo so se adesso scombino un po', io mi sento pentecostale, quindi diciamo il mondo evangelico pentecostale, non voglio assolutamente però accendere altri tipi di discussioni, abbiamo molto da raccontare. Ci sono tante storie di credenti che vanno portate in evidenza. C'è bisogno di annunciare Cristo con l'occhio del giornalista, ovvero l'occhio terzo, l'occhio di chi ha il compito di informare gli altri affinché gli altri possano essere in qualche modo coscienti. Aggiungo solo una piccola cosa. Nella nostra linea editoriale, che abbiamo mutuato da quella che era quella precedente, prima che papà avesse l'infarto,
Uno dei concetti è che il nostro giornalismo serve affinché gli uomini siano liberi e liberi dai bisogni soprattutto. Noi come cristiani siamo gli unici che possono rappresentare la vera strada che libera dai bisogni. E non parlo solo di bisogni materiali, parlo soprattutto di quei bisogni che ci imprigionano. Viviamo in una società che ha bisogno di pace e non della pace nel mondo. Sì, quella è bene che arrivi, ma noi abbiamo bisogno di quella pace che ha un solo principe, che è Gesù. Amen. Abbiamo bisogno poi della libertà di vivere lontani dal peccato. Amen, amen. Grazie, grazie Gaetano, grazie per questo incoraggiamento e per questo approfondimento finale. Io vorrei ringraziarti e anche salutarti insieme a tutta la comunità di Ischia. Grazie anche per l'invito e saremo felici proprio se qualcuno, magari visitando questa meravigliosa isola, potesse in qualche modo incontrarvi di persona. Grazie per questo tempo passato insieme. Buon lavoro, direttore, e Dio continui a benedire la tua comunicazione con la sua potente luce. Che è chiamata verità. Dio ti benedica. A presto. Pace a tutti, grazie. Pace, pace del Signore. Vi ringraziamo, cari amici, grazie per averci seguito. Vi diamo appuntamento a Dio piacendo a lunedì con un nuovo contenuto di review. Intanto, però, vi ricordo che alle 14 saremo ancora in diretta con Donne di Fede attraverso una puntata, una diretta in cui si parlerà dell'importanza proprio della guida spirituale. Quindi, fianco a fianco, la forza di un cambiamento condiviso. Grazie per averci seguito. Dio vi benedica. Pace. Shalom.